Bene ragazzi, uno di quei libri che va letto due volte, va letto ogni capitolo e poi va ricominciato, perché l'arte delle sfere, o meglio dei cerchi e dei triangoli, una dissertazione sull'arte a partire da delle immagini che sono le stesse che Kandinsky ha utilizzato, che non sono più le immagini che lui chiama delle stati d'animo rivestiti di forme naturali, cioè gli impressionisti, cioè artisti in buona fede che però trovano uno spettatore quasi sempre incapace di emozioni, che cerca una mera imitazione della natura a scopo pratico, ritratti, appunto, paesaggi. Quindi c'è un'affinità. A che cosa? Alle epoche primitive, però può essere un'affinità esteriore, quindi il cosiddetto primitivismo, o un'affinità interiore, che è quella di Kandinsky, cioè di questi colori sì che si rifanno se vogliamo al primitivo, ma l'affinità non è stilistica, non è fatta di colori, ma fatta di un che cosa, cioè di un contenuto. Le grandi masse girano invece, guardano tele meravigliose, ma quello che invece deve essere l'arte per l'arte deve annullare i suoni interiori, cioè deve rendere allo spettatore qualcosa che non si può dire, qualcosa che non ha nome, che è un'emozione sottile, dice Kandinsky, inesprimibile a parole, delicata, eccetera. Sono sentimenti delicati, non il materialismo di usare, che so, una scultura in bronzo, in pietra, per rappresentare, cioè per, come dice Kandinsky, dare una forma a uno stato d'animo, cioè fare a scopo pratico un ritratto anche o un paesaggio. Quindi quello che invece è la decadenza, è stato appunto quel pane avvelenato che lui dice di materia dura, cioè appunto bronzo, e altri materiali artistici o colori, nel caso delle tele, che però sono belli solo esteriormente, quindi la loro partecipazione al primitivismo, che è un movimento apprezzato da Kandinsky, però è una adesione esteriore, quindi manca il contenuto artistico, il che cosa, il come. Questo che cosa dice il contenuto che solo l'arte può cogliere, che solo l'arte, con i mezzi che lei sola possiede, può esprimere nitidamente. E tutta questa argomentazione è fatta a partire da forme, colori, ce soprattutto cerchi e triangoli, che poi sono il materiale visivo, coloristico e di forma di Kandinsky stesso. Quindi uno scrittore al 100%, un teorico, un critico, dove possiamo considerare la critica pittura e la pittura critica e la critica letteratura, critica letteraria e nello stesso tempo grande letteratura, la stessa opera critica.